Ben ritrovati a 12 Porte, l'appuntamento con le notizie dalla chiesa di Bologna. In occasione della festa di Santa Clelia, l'arcivescovo ha annunciato le priorità pastorali per il prossimo quinquennio. Annuncio del Vangelo e iniziazione cristiana. Ne abbiamo parlato con il vicario per l'evangelizzazione e con il direttore dell'ufficio catechistico diocesano. La comunicazione del Vangelo e l'iniziazione cristiana. Lo aveva annunciato l'arcivescovo Monsignor Zuppi nel corso della messa per la festa di Santa Clelia alle Budrie. Un cammino di 5 anni per una riflessione comune ispirata alle parole di Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium. Risuoni sempre il primo annuncio. Gesù Cristo ha dato la sua vita per salvarti e adesso è vivo al tuo fianco ogni giorno per illuminarti, per rafforzarti, per liberarti. Di questo percorso, affidato all'intercessione della santa operaia della dottrina cristiana, abbiamo parlato con Don Cristian Bagnara, direttore dell'ufficio catechistico diocesano, e con Don Pietro Giuseppe Scotti, vicario episcopale per l'evangelizzazione. L'arcivescovo ha affidato alla patrona dei catechisti il cammino dei prossimi anni per la nostra Chiesa, un cammino che avrà come focus la comunicazione del Vangelo e l'iniziazione cristiana. L'arcivescovo ci invita a iniziare un percorso in questi prossimi 5 anni, un percorso della riscoperta del kerygma, dell'annuncio fondamentale, essenziale del Vangelo. Un kerygma che va poi tradotto, va generato nella vita delle persone, nella vita quotidiana delle persone. Questo viene fatto proprio non da dei specializzati, delle persone a cui si affida un compito come potrebbero essere i catechisti, ma catechisti sono tutti cristiani, cioè tutti quanti i componenti della comunità possono e sono chiamati ad essere grembo generativo della fede. Scriveva Tertulliano: cristiani non si nasce, ma si diventa. È la prospettiva dell'iniziazione cristiana, introdurre nella vita cristiana. E proporre quindi un bagno di vita ecclesiale perché possa essere fecondo l'annuncio essenziale della fede, il kerygma, perché si venga introdotti nella vita cristiana. E questo bagno di vita ecclesiale è possibile grazie al contributo di tutti, per cui la catechesi si pone certamente al servizio di questo, ma non è l'unico soggetto. Tanti sono i soggetti che nella comunità introducono alla vita cristiana. L'arcivescovo ha proposto per il prossimo anno l'icona biblica della Samaritana. La sete di questa donna, di Samaria e la sete di Gesù diventano un po' le piste che guideranno la nostra riflessione in questo anno. Questo avviene in un contesto in cui ci siamo resi conto è molto cambiato. Persone sono, soprattutto gli adulti, sono lontani dalla fede, hanno sete di senso, ma fanno fatica a trovare poi quel motivo, quell'occasione, quell'aggancio, quella persona che ti possa poi accompagnare. Questa è l'iniziazione cristiana. Una comunità che si fa attenta, che guarda, che ha uno sguardo appassionato come lo sguardo di Gesù che guarda la Samaritana e la accompagna proprio a riscoprire la fede in Dio e anche a riscoprire la propria chiamata poi missionaria. Gesù accompagna la Samaritana a scoprire la sete vera che c'è nella sua vita e a riconoscerlo come il Cristo. Essa stessa diventerà missionaria presso gli altri. La comunità cristiana è invitata ad accogliere nuovamente il Vangelo, ad accogliere il primo annuncio della fede, in modo che essa stessa diventi missionaria, essa stessa riconosca il Cristo ed essa stessa possa essere una chiesa che genera nella fede, che genera i suoi figli. E così le comunità cristiane si sentono proprio questo grembo generativo che accompagnano i bambini negli itinerari della catechesi che le comunità sono chiamate a fare, ma anche, forse anche e soprattutto, gli adulti che si affacciano per vari motivi alla
alla Chiesa. E quindi proprio a partire da queste richieste, che possono essere o sembrare banali, però lì la comunità cristiana si deve fare attenta. Da qui parte poi un itinerario che genera la fede, l'accompagna attraverso la catechesi, attraverso la scoperta e la comprensione dei riti liturgici, attraverso anche gesti di carità, di testimonianza verso i più deboli e i più poveri. Questo vuol dire iniziazione cristiana, la capacità di una comunità cristiana di farsi carico, di farsi portavoce dell'annuncio, di questa chiamata, dell'annuncio del Kerygma, che si fa accanto alla vita delle persone, alla vita quotidiana, soprattutto in quei momenti in cui l'uomo sperimenta la fatica del vivere. Questo è il percorso che vogliamo iniziare insieme, seguendo le indicazioni del nostro arcivescovo, che ci consegnerà a breve un testo, un programma pastorale in cui troveremo anche le indicazioni più precise e maturate in questi mesi, che ci accompagneranno nei prossimi anni. La proposta del Cammino Diocesano sulla comunicazione del Vangelo e l'iniziazione cristiana è in sintonia con quanto anche a livello nazionale la Chiesa italiana sta proponendo di vivere. Proprio quest'anno l'Ufficio Catechistico Nazionale ha proposto l'avvio di un triennio di formazione sull'iniziazione cristiana. Quest'anno la settimana di formazione è stata sull'iniziazione cristiana con chi, l'anno prossimo l'iniziazione cristiana che cosa e l'anno successivo ancora l'iniziazione cristiana come, per indicare un piccolo itinerario di 3 anni che riguarderà i soggetti, i contenuti e gli strumenti dell'iniziazione cristiana. Alle 6 del mattino di sabato, mentre si alza il sole su una città ancora silenziosa, un gruppo di pellegrini sale il portico di San Luca, sostando nelle edicole dei misteri che scandiscono la recita del Rosario. Alle 6 del mattino di sabato, mentre si alza il sole su una città ancora silenziosa, un gruppo di pellegrini sale il portico di San Luca, sostando nelle edicole dei misteri che scandiscono la recita del Rosario. È così ogni sabato mattina, d'inverno o d'estate, dal 1721, quando si costituì in modo molto informale questo gruppo di oranti, che oggi è una delle 4 confraternite che afferiscono al Santuario della Madonna di San Luca, con i domenichini, i raccoglitori gratuiti e il comitato femminile. Sabato scorso al gruppo dei sabatini si è unito anche l'arcivescovo Monsignor Matteo Zuppi, che ha espresso il desiderio di esserci almeno una volta al mese per affidare all'intercessione della Vergine la preghiera per la vita umana e per la sua dignità. Una preghiera ispirata al recente messaggio che il Papa ha affidato ai social media. Preghiamo per quanti vivono in stato di grave infermità, custodiamo sempre la vita, dono di Dio, dall'inizio alla fine naturale. Non cediamo alla cultura dello scarto. I sabatini risalgono il portico, sorpassati talvolta da qualche sportivo, recitando 3 corone del rosario e partecipando nel santuario alla prima messa del mattino. Una tradizione antica e ancora viva che testimonia della fiducia dei bolognesi verso la Madonna di San Luca, ma anche del desiderio di ritrovare l'essenzialità della preghiera e del rapporto con Dio come cuore della vita di un credente. A Villa Revedin fervono i preparativi della tradizionale festa di Ferragosto organizzata dal seminario arcivescovile, aperta a tutti i bolognesi. Sentiamo allora in proposito il rettore, Monsignor Roberto Macciantelli. Siamo arrivati alla 65esima edizione del Ferragosto a Villa Revedin, anche quest'anno 13, 14, 15 agosto. Il cuore di questo evento che il seminario e la Chiesa di Bologna offrono alla città
sarà sempre la celebrazione della messa il giorno dell'Assunta alle ore 18 nel parco, messa presieduta dall'Arcivescovo Matteo. Che cosa ricorderemo quest'anno? Ma anzitutto ci sarà una grande mostra dedicata a Leonardo da Vinci e questa farà un po' da grande ombrello. Poi un'altra mostra su Luigi Sturzo, al quale sarà dedicato in particolare il primo incontro il giorno 13 agosto. Avremo il Vescovo di Caltagirone e Francesco Failla, che è direttore della biblioteca e dell'archivio storico della diocesi di Caltagirone, che insieme al nostro arcivescovo presenteranno la figura umana e spirituale di Luigi Sturzo. Alla sera del 13 ci sarà uno spettacolo con la partecipazione dell'attore Sebastiano Lo Monaco, sarà un monologo dal titolo Appello ai liberi e forti, già presentato al Festival di Spoleto. Il 14 agosto invece sarà, diciamo, presentata una mostra sul crollo del muro di Berlino, anche di questo evento, quest'anno cade l'anniversario nell'89, però cercheremo di riflettere nel pomeriggio all'incontro pubblico alle ore 18 su che cosa ha vissuto la Chiesa in quegli anni in cui c'era la cortina di ferro, prima del crollo della cortina di ferro, e avremo degli ospiti d'eccezione, l'arcivescovo della Madre di Dio di Mosca, il vescovo Virgil Bersea della Chiesa romena unita con Roma, greco-cattolica, e il cardinale Ernest Simoni della Chiesa albanese, quel sacerdote che fece la sua testimonianza quando poco tempo fa il Papa è stato in Albania, a Tirana, la sua testimonianza rispetto ai suoi 25 anni di lavori forzati sotto il regime comunista. Saranno voci che ci testimonieranno la fedeltà della Chiesa, la fedeltà di quei popoli al Vangelo nonostante i tempi molto oscuri. Il titolo dell'intera festa quest'anno è Guardare lontano. Ricorderemo anche Giovanni a Quaderni, 180 anni l'anniversario. Allora tutti uomini ed eventi che hanno suscitato persone, testimonianze, che hanno saputo guardare molto lontano nonostante le grandi difficoltà. Un inedito pellegrinaggio ha risalito domenica mattina al portico del santuario di San Luca. Erano centinaia di tifosi del Bologna Calcio che hanno voluto pregare per il mister Sinisa Mihajlovic e insieme a lui per tutti gli ammalati. Le immagini sono di ETV. Due amici che condividono la passione per il Bologna Calcio hanno affidato ai social media l'idea di salire in pellegrinaggio alla Madonna di San Luca per pregare per il mister Sinisa Mihajlovic e con lui per tutti gli ammalati. All'appuntamento domenica mattina si sono presentati in centinaia e tra loro anche il direttore dell'ufficio di pastorale sportiva della diocesi, Don Massimo Vacchetti. L'invito di alcuni tifosi è l'invito che nasce dal cuore appena Mihajlovic e la società ha voluto comunicare alla città di Bologna questo dolore, questa prova. Mi hanno contattato, mi hanno chiesto in qualche modo di fare parte di questo cammino, di questo pellegrinaggio. Mi sembra che ci sia stata una risposta molto bella. Mi sembra che gli incoraggiamenti che sono arrivati al nostro allenatore siano preziosissimi, ma non bastano. Occorre che ci affidiamo anche una forza più grande. La Madonna per i bolognesi è il luogo, la casa dove portare le fatiche, le sofferenze, le prove e le nostre speranze. Quindi i bolognesi, questi tifosi, vogliono portare su da lei il nostro allenatore, ma anche le tante persone che combattono questa battaglia quotidianamente, che sono ammalati e che magari non avendo la stessa notorietà di Mihajlovic sono così meno abbracciati da un affetto corale se non dai propri familiari. Ecco, vogliamo portare lui e i tanti malati su dalla Madonna perché lei li guardi. Il vescovo questa mattina mi ha mandato un messaggio che mi piace leggere con voi. Mi dice: la preghiera è l'applauso silenzioso ma efficace che dà forza alle persone. Ecco, vogliamo portare questo applauso silenzioso che è la preghiera per lui e per i tanti malati.
No, l'idea è partita ovviamente da Giovanni, che mi ha chiamato, mi ha chiesto se ero d'accordo di organizzare un attimo questa iniziativa, e vedendo anche la risposta di Bologna direi che è stata un'ottima iniziativa. Sì, innanzitutto per affidare alla Madonna le sofferenze di nostri amici, in questo caso noi tifosi del Bologna lo facciamo per il mister Sinisa e per tutti gli ammalati, tutti quelli che soffrono. Con il settimanale diocesano Bologna 7 diamo uno sguardo alle cronache del luglio 1969, quando, come si è ricordato nei giorni scorsi, si parlava di luna, ma non solo. Complice il clima estivo, il Moon Day è stato ampiamente celebrato con eventi di ogni genere a 50 anni dal primo passo umano sul satellite. Con un gustoso articolo su Bologna 7 di domenica scorsa, il nostro storico Giampaolo Venturi è andato a sfogliare i giornali di 50 anni fa, perché in quell'estate del 69 non si parlava solo di luna. Il viaggio verso la Luna non era la prima ed unica notizia. In Italia le cronache segnalano la crisi del governo Rumor, il 23esimo della storia repubblicana, causata dalla spaccatura in casa socialista tra Partito Socialista Unitario e Partito Socialista Italiano, con profonde ripercussioni sindacali. Venturi scopre una specie di coincidenza anche nel mondo della scuola, perché nel luglio del 69, proprio come nel 2019, gli studenti dovettero misurarsi con la riforma dell'esame di maturità. Le cronache ecclesiali segnalano anche un'importante assemblea dell'Episcopato Europeo a Coira su un tema, l'identità e la missione del prete, riguardo al quale l'allora arcivescovo Antonio Poma, che era anche presidente della CEI, scrisse una lunga riflessione. In Vietnam comincia la smobilitazione dei Marines americani. Avvenire dedicava ampi spazi di approfondimento alle scelte politiche di Nyerere, il padre fondatore della moderna Tanzania, confermando una radicata tradizione della stampa cattolica alle notizie dal mondo. In casa cattolica si registra la svolta delle ACLI, che proclamano per la prima volta il principio del libero voto da parte dei membri di un'associazione cattolica, allontanandosi politicamente dalla Democrazia Cristiana. Si cominciava a discutere della possibilità per i cittadini di eleggere direttamente il sindaco, mentre in ambito sportivo si registra la lotta tra Eddy Merckx e Felice Gimondi al Tour de France. Ma dopo l'euforia dell'allunaggio, che tenne il mondo incollato alla TV per una notte intera, le cronache furono assorbite dallo scandalo di Chappaqui Dick, l'incidente stradale in cui Ted Kennedy causò la morte di una 28enne per poi fuggire senza soccorso, la scelta da parte di Franco in Spagna di far sedere sul trono di Madrid re Juan Carlos I e il viaggio di Paolo VI in Uganda, il primo di un papa nell'Africa nera. Corsi e ricorsi di una storia che corre veloce, ma che resta in fondo sempre la stessa, sotto lo sguardo della luna. Marco Tibaldi, preside dell'Istituto di Scienze Religiose, ha pubblicato il suo nuovo libro Zuppe, balene e pecore smarrite, nel quale narra episodi e personaggi della Bibbia, avvalendosi di diverse chiavi di comunicazione. Dal volume sono nate anche alcune performance teatrali. L'idea del libro nasce all'interno di queste attività di evangelizzazione che da anni, assieme ad altri amici, sto cercando di fare, un po' rileggendo la metodologia ignaziana degli esercizi che invita a coinvolgere molto l'interlocutore all'interno delle storie narrate. Poi, con lo sviluppo degli anni, mi sono accorto che alcuni di questi incontri potevano essere trasformati anche in situazioni più teatrali, riletti però con le attualizzazioni di oggi, quindi a partire anche dai format televisivi, ma anche prendendo il meglio di alcune opere classiche del teatro, il tutto appunto riformulato in uno stile da piazza, in modo tale che anche la persona che passa, anche il cosiddetto lontano, o meglio chi si sente lontano, possa fermarsi incuriosito e attraverso il riso cogliere che queste storie della scrittura parlano ancora all'uomo d'oggi. Le storie anche sono arricchite dalle canzoni che fanno Laura e Francesco, che hanno scelto delle canzoni che a loro giudizio possono interpretare alcune
situazioni con maggiore efficacia. Le canzoni sono canzoni di oggi, canzoni che ascoltano i giovani, e questo mix rende molto efficace, a detta di quelli che l'hanno visto, questo tipo di proposta. L'esperienza del libro è nata in concomitanza anche con questi spettacoli teatrali che sono nati come esperienza di piazza all'interno delle parrocchie, ma anche all'interno di teatri o anche di alcuni festival come il Festival Francescano, il Festival della Bibbia di Verona. E sono stati sono un esperimento per cercare di ridire in questa formula un po' rivisitata che mette assieme vari generi. Crediamo che si possa avere un'opportunità in più per avvicinare soprattutto i giovani o quelli che si sentono lontani dal messaggio biblico perché lo percepiscono in prima battuta come noioso. Ma il libro dei libri non passerà mai, perché intanto l'ha detto Gesù, è un libro che ha l'assistenza dello Spirito Santo, e quindi certamente ogni epoca sarà in grado di rileggerlo e di saperlo attualizzare. E all'interno stesso del libro noi troviamo non a caso tutti i generi, abbiamo i Twitter dei proverbi, quindi rapidissime sentenze, abbiamo storie lunghe come quelle dei patriarchi, abbiamo canzoni molto affascinanti come il libro dei Salmi, abbiamo i Vangeli, le lettere di Paolo, cioè tutti i generi sono un po' rappresentati proprio perché ogni epoca potrà trovare quello più adatto per entrare in esso. La Onlus Solidaid, grazie al contributo dei fondi della FAC, ha dato il via al progetto per la costruzione di un pozzo all'interno del carcere di Cupela in Burkina Faso. In 10 anni di attività, la Onlus ha già provveduto alla costruzione di più di 100 punti per l'approvvigionamento idrico. Il servizio di Marco Pederzoli. Solidaid Onlus esiste da 10 anni ed è presente in Burkina Faso, così come in altre nazioni. Per quale motivo, in che modo siete arrivati in Burkina Faso? Casualmente ci fu indicato da una congregazione di suore di Roma che lavoravano in Burkina e avevano necessità di pozzi d'acqua, perché l'acqua è veramente un grande problema in Burkina, per cui ci chiesero di contribuire con la realizzazione di alcuni pozzi. Io scesi giù in Burkina nel 2009 e facevo i primi 3 pozzi, dopodiché vedemmo che la necessità di acqua era veramente il primo bisogno di tutta la popolazione, per cui poi puntualmente ogni anno due o tre volte scendiamo per verificare quello che è lo stato dell'arte e provare di finanziare qualche posto in alcune comunità. L'intervista parlava di ben 102 pozzi realizzati per questa comunità. Quali sono i progetti che avete adesso in mente di realizzare? Ok, noi stiamo lavorando con 4 comunità, allora, soprattutto con le diocesi e con le Caritas, che sono abbastanza operative e affidabili. E proprio nell'ultimo viaggio a gennaio, quando sono sceso, l'arcivescovo di Cupela ci ha presentato questo progetto per la realizzazione di uno château d'eau, un acquedotto, nel carcere di Cupela. Carcere dove dobbiamo realizzare questo château d'eau, che poi l'ho portato al vescovo Zuppi e ha subito destinato questi fondi, anzi sono veramente stupito, lo ringrazio tantissimo, sono 7.000 euro, va a realizzare un acquedotto nel carcere di Cupela, e in questo carcere ci sono 106 persone che mangiano una volta al giorno, e attraverso questo château d'eau che viene caricato a 10.000 litri ogni notte, al mattino presto verso le 4 altrimenti l'acqua evapora, verrà realizzato loro lo chiamano un grande orto, in effetti è un campo dal quale puoi raccogliere e produrre cipolle, in genere aglio, insalate e pomodori, che dovrebbero dare il secondo pasto ai carcerati. Una studentessa dell'Istituto di Design Polo Michelangelo ha dedicato lo studio per una tesi di laurea ad un progetto di fruibilità per i visitatori del campanile della Cattedrale di San Pietro. Una nuova tesi di laurea dopo quella dell'anno scorso è stata dedicata da una studentessa di Polo Michelangelo, Libera Università di Design, al complesso della Cattedrale di San Pietro. Dopo un progetto su percorsi di fruibilità della Chiesa Metropolitana da parte di fedeli e visitatori, il nuovo progetto è stato dedicato al campanile, o meglio ai campanili della Cattedrale, perché, come noto, si tratta di 2 torri, una inglobata dentro l'altra.
In questi ultimi anni, grazie anche alle aperture straordinarie del sabato, il campanile di San Pietro si è rivelato una delle mete preferite dei visitatori, che risalendo la rampa nell'intercapedine tra le due torri possono raggiungere con la cella campanaria uno dei luoghi più affascinanti della città, un punto di osservazione di Bologna in tutta la sua bellezza. Per la cronaca, la studentessa Maria Laura Di Gennaro è stata valutata dalla commissione di esame dell'istituto che ha sede a Bologna al massimo dei voti con lode, per un progetto inconsueto per un istituto di design, per la capacità di confrontarsi con le radici culturali e spirituali del territorio e le esigenze della contemporaneità. Hanno una grandissima storia e come valore mio personale era da mantenere intatto e inalterato, perché ciò che abbiamo nel nostro territorio è la storia, la cultura, e quindi gli interventi che sono stati realizzati dovevano rispecchiare però l'epoca contemporanea in cui viviamo noi oggi, in cui vengono realizzati e progettati, e quindi c'è stato questo contrasto che ha animato proprio tutto il concetto della tesi che ho presentato. Dopo un attento studio del campanile e delle modalità di visita, il progetto ha proposto alcuni interventi che possono rendere la visita una esperienza ricca da ogni punto di vista. Lasciare nei giovani la cultura dentro di sé. L'innovazione va bene, ma mai dimenticare le nostre radici del passato. Penso che anche questa volta ci siamo riusciti. Lo studio esalta i suggestivi affacci panoramici della prima sala sopra il livello della torre antica, con un ripensamento dell'illuminazione e con la progettazione di pannelli, immaginando le finestre come fossero tele di un museo della bellezza petroniana. La seconda sala, valorizzata nel progetto da una originalissima proposta di sedute, potrebbe diventare una vera sala didattica, dove le guide potrebbero dare opportune spiegazioni e preparare alla visita della cella campanaria che ospita il poderoso doppio della cattedrale. Si tratta di una esercitazione per una tesi di laurea che forse meriterebbe davvero di essere messa in opera. È stato presentato alla stampa il programma del Festival Francescano, che ritorna a fine settembre a Bologna con numerosi eventi e attività. Ritorna il Festival Francescano di fine settembre, che conferma Bologna e la sua Piazza Maggiore come la location privilegiata di molte attività, mostre, spettacoli, conferenze, laboratori, incontri con autori. Dal 27 al 29 settembre il tema sarà prove di dialogo attraverso parole. L'allusione è agli 800 anni del viaggio di San Francesco in Terra Santa e in Egitto, dove il poverello d'Assisi, attraversando la linea di fuoco tra gli eserciti crociato e arabo, volle incontrare il sultano. Dal 15 settembre al 6 ottobre sarà allestita nella Basilica di San Francesco una mostra su questo avvenimento. Un festival che non vuole solo parlare di dialogo, ma cerca di essere un esercizio concreto di dialogo, anche tra posizioni tra loro molto distanti. Oltre un centinaio gli eventi, tutti gratuiti, tra laboratori, spettacoli e momenti dedicati alla spiritualità. Tra i tanti appuntamenti si segnalano il dibattito sui rapporti tra Occidente e Cina con l'economista Romano Prodi e il gesuita Antonio Spadaro, quello su scienza ed etica tra il francescano Paolo Benanti e il matematico Giuseppe Longo, il dibattito tra il teologo Brunetto Salvarani con l'islamico Adnan Mokrani, spazio anche all'ambiente, alla musica con Simone Cristicchi e alla Lectio Magistralis tenuta dal domenicano Timothy Radcliffe sul dialogo tra cristiani e non credenti. L'arcivescovo di Bologna, Monsignor Matteo Maria Zuppi, modererà l'incontro tra l'ex brigatista Adriana Faranda e la figlia di Aldo Moro, Agnese, che parleranno del percorso di giustizia riparativa che le vede coinvolte. L'edizione del 2018 del Festival Francescano ha registrato la presenza di oltre 60.000 persone e l'iniziativa di carità che lo ha accompagnato ha raccolto l'equivalente di 7.000 pasti a favore della mensa dei poveri dell'Antoniano.
me non resta altro che salutarvi a questo punto e darvi come sempre appuntamento alla prossima settimana.